È la prima volta che sono qua insieme a André Berton. Io e Alex ci siamo conosciuti a una cena che è stata organizzata nel 2007 all'Hangar 7 di Salisburgo. Abbiamo fatto amicizia così, in 5 minuti eravamo già super d'accordo. Dopo ci sono state altre occasioni di incontro. L'ultimo viaggio che io ho fatto in Brasile, a San Paolo. È venuto da me, ha conosciuto un po' quello che faccio. E dopo cena mi ha detto, Alex, vuoi fare qualcosa insieme a me? Ed è stato molto piacevole definire che quando lui sarebbe venuto a Milano avremmo realizzato insieme questa cena a quattro mani. Essere alla Piazza di Scala, vicino al Duomo, a livello emozionale è già tanto forte. Il pubblico che ci sarà questa sera al ristorante Trussardi avrà la possibilità di vivere e assaggiare le sue creazioni che magari fino ad oggi non hanno avuto modo di provare. Un ristorante così, cioè bello, raffinato, poi una cucina da Dio, una brigata bella organizzata, fa veramente piacere, è veramente un onore. Io conoscendo la sua filosofia di cucina, lui conoscendo la mia, non è stato difficile decidere o definire i piatti da utilizzare per la serata. Io personalmente ho scelto di fare un fettuccine al cuore di palma. Un cuore di palma ha una qualità incredibile, permette di essere tagliato come una fettuccina. E lì facciamo cuocere e condire come un piatto classico italiano. Gli aromi sono italiani, l'informazione visuale anche italiana. Comunque quando mangi c'è una sorpresa, c'è un qualcosa in più. E per darne un tocco più moderno abbiamo fatto un polvere di popcorn. Per me è importantissimo il rispetto alla cucina classica, comunque mi permetto di fare questo piccolo gioco di sapore per sorprendere un po', per dare un po' di casualità anche al piatto. I piatti che ho inserito io sono dei piatti che racchiudono lo stile di cucina che faccio io. È una capasanta che viene fatta con una sfera di ricotta, del brodo di pollo molto leggero e del tartufo nero. André Berton fa una cucina di lusso. Lusso vuol dire la capacità umana di cambiare le cose semplici. Ce la fai da fare una cucina italiana, da una delicatezza di sapore, di piccoli nuance di sapore che sono... Cioè, io veramente mi metto di ginocchio per lui. La cucina di Alex è una cucina molto immediata, molto precisa. La precisione che lui utilizza, la utilizza per valorizzare l'ingrediente. E valorizzare un ingrediente, tra virgolette, se vogliamo chiamarlo povero, che arriva dall'Amazzonia, sembra semplice, ma dietro c'è un grandissimo lavoro. Ogni volta che cerco di fare una nuova ricetta, sempre parto o da degli ingredienti, oppure di una tecnica. Di solito questi ingredienti brasiliani sono pieni di carattere e sono sapori nuovi, quindi devo lavorare da un modo facile da capire. Facile da capire vuol dire una cucina semplice. Comunque una cucina semplice non vuol dire cucina facile. Alex Atala è uno chef che io stimo molto per tutto il lavoro che lui sta facendo nel suo paese in Brasile. Più che saper valorizzare l'ingrediente, credo che bisognerebbe valorizzare chi lo produce. Il cuore di palma, la tapioca, i tucupi, dietro di questi bel sapori c'è tutto un lavoro di organizzare piccoli produttori o anche nativi per cominciare a produrre, quindi c'è anche un beneficio sociale. Credo che sia una cena importantissima per me perché ospito uno degli chef diciamo più conosciuti al mondo attualmente, perché comunque Alex è diventato uno chef importante per la sua bravura soprattutto, perché è questo che va sottolineato secondo me. Una cosa è che abbiamo questa bella amicizia, poi il rispetto professionale e poi condividere questo con la brigata di cucini, anche con i clienti, è veramente un onore, un piacere.